Dopo l'arrivo dei militari di rinforzo per il controllo delle zone calde di Padova, la Polfel ha arrestato in via Cairoli un piccolo boss dello spaccio di cocaina, mentre i carabinieri sventano un'aggressione a colpi di bottiglie rotte. Sentiamo. Parliamo adesso del Consiglio provinciale del 1° settembre in Staziose. Disillusa la reazione dei padovani che temono si tratti di un'inutile parata di politici, secchi anche i commenti sull'arrivo dell'esercito che dicono per ora non è cambiato nulla. Ascoltiamoli. Torniamo alla cronaca. Spacciandosi per agenti di sicurezza impegnati in un'indagine, sono riusciti a farsi consegnare 16.000 euro da due donne padovane. I carabinieri però non li hanno arrestati per truffa. Li hanno arrestati per truffa. Tra le ordinanze di custodia in carcere, uno di loro è proprio un carabiniere. Guardate. Ben ritrovati a tutti i telespettatori, edizione di Padova dei nostri telegiornali, lo avete sentito anche nelle anticipazioni dei titoli, ancora una volta in primo piano la sicurezza in stazione, parlano adesso alcuni tassisti, il piazzale di notte, luogo di risse tra immigrati e ubriachi, la gente ha paura, dicono servono controlli più mirati, i residenti intanto accolgono la provocazione del nostro direttore Domenico Basso che nel suo editoriale invita il sindaco a trasferire il suo ufficio al binario 1 della stazione ferroviaria. Intanto sentiamo anche le voci dei tassisti, servizio. Lo scorso anno la nuova ordinanza per la liquidazione dei danni causati dalla disastrosa alluvione appunto del novembre scorso e stavolta cittadini e imprese presentano le fatture, si vedranno poi rimborsare per i danni subiti con i massimi stabiliti per legge. L'annuncio è stato fatto dal governatore Zaia oggi, affiancato da 9 sindaci e 3 province. Tutti i dettagli allora di questo. Ancora cronaca, banda del buco in azione Aveggiano, prima dell'alba i ladri hanno assalito la cassa di distributore di benzina a caccia di contanti, molti danni alla struttura. Sentiamo. Interviene anche l'assessore alla Polizia Municipale Marco Carrai, l'amministrazione dice fa quello che può con le scarse risorse e i mezzi a disposizione. In organico della Polizia Municipale mancano 70 agenti. L'intervista. Ancora cronaca, un arresto per stalking, un furto pensate da ben 40.000 euro in un'abitazione, un laboratorio cinese sequestrato. Sentiamo allora alcune notizie in breve dal territorio. Avete sentito, ha fatto il pieno di turisti, invece il turismo alle terme, almeno per giugno e luglio, sono stati davvero dei periodi neri. La scelta del wellness popolare non paga, nonostante l'arrivo di turisti svizzeri e francesi. Il punto allora. Ancora cronaca, Sandro Righetto, un imprenditore padovano delle telecomunicazioni, è stato arrestato per droga assieme a due veneziani. La squadra mobile ha recuperato un etto di cocaina non ancora lavorata e così Righetto torna alle cronache molti anni dopo, una curiosa vicenda di attentati e stiamo parlando degli anni 90. Guardate. Il giorno dopo l'ennesimo atto di vandalismo ad un impianto sportivo compiuto dalla fantomatica gang che si firma MDM Mafia di Mortise, una nostra truppa è andata proprio nel rione a parlare con la gente che è arrabbiata, ha paura di parlare, teme ritorsioni appunto da parte di questa gang. Cerchiamo di saperne di più allora. Adesso invece diamo lo spazio alle foto che sono arrivate numerose nella nostra rubrica UTG Estate. Guardiamole insieme. Sarebbero due i comuni in provincia di Padova con meno di 1.000 abitanti destinati alla fusione con altri paesi, Vighizzolo d'Este e Barbona. Francesco Peotta, che è il sindaco appunto di Barbona, protesta con il governo e dice non è così che si risparmia, ricorreremo alla Corte Costituzionale. Lo abbiamo intervistato. Il 15 agosto, insomma il Ferragosto, fino a qualche anno fa era sinonimo di chiusura totale, ma la crisi oggi porta molti commercianti e anche artigiani a tenere aperto per avere qualche opportunità in più e il comune non intende fermare l'offerta turistica. Ascoltiamo. La cronaca, una razzia di quasi 800 gratta e vinci, gli autori due uomini che sono entrati al punto SMA di Mestrino ieri pomeriggio, i due ladri hanno distratto con una scusa il dipendente che era alla cassa e sono riusciti a strappare e a rubare i tagliandi per un valore di quasi 3.000 euro, questa non è l'unica notizia, altre dal territorio, sempre di cronaca. Telespettatori, edizione di Padova dei nostri telegiornali, l'apertura ancora una volta dedicata alla bolla africana, comincia infatti a salire il numero dei ricoveri causati dal caldo, i dati arrivano dall'ospedale di Cittadella dove l'emergenza comincia a far sentire la morsa e le piscine in città e in provincia sono sempre più affollate, il resoconto e tutte le immagini nel servizio di apertura. Sono circa 5.000 le multe stilate a Padova per violazione del codice della strada nei soli mesi di giugno e luglio, quasi 1.000 per divieto di sosta, nelle statistiche di agosto poi comparirà anche un nome eccellente, l'assessore alla Polizia Municipale Carrai che dice l'ho subito pagata. Ascoltiamolo.
per il Consiglio Provinciale Straordinario che il 1° settembre si terrà in stazione per accogliere opinioni e proposte dai cittadini per superare la situazione di pericolo che si è venuta a creare nelle ultime settimane. Ecco allora una nostra anticipazione e anche l'aggiornamento di quello che è successo nelle ultime ore. Guardate. Un ben ritrovati a tutti i telespettatori, edizione di Padova dei nostri telegiornali. Insomma, manca davvero un giorno, praticamente poco più di 24 ore, al Consiglio Provinciale Straordinario che si terrà appunto alla stazione di Padova il 1° settembre. Lo avete sentito anche dai nostri titoli, dalle nostre anticipazioni. C'è già un'accesa polemica su chi potrà, chi non potrà intervenire, ma per saperne di più su questo Consiglio Provinciale, gli aggiornamenti. Ci colleghiamo subito con la stazione di Padova dove c'è per noi Cristina Catarinica. Come previsto, il Comune di Padova ha dato il via ai rincari della tariffa APS, ma sono state salvaguardate per ora addirittura con rilevanti diruzioni e riduzioni le famiglie. Aumentano gli abbonamenti, ma il biglietto normale, almeno fino a fine anno, resta di 1,20 euro. Sentiamo tutti i dettagli nel prossimo servizio. Eccoci di nuovo in studio, siamo alla fine del telegiornale, vi ricordo che gli sms che ci mandate e anche molto numerosi qui in redazione sui luoghi del degrado per quanto riguarda il nostro Dite la Vostra andranno in onda domani, probabilmente il tempo ci scusiamo. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e arrivederci.